appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo che potete ammirare è il bel colpo d'occhio degli oltre 54.000 posti a sedere della Johan Cruyff Arena, con i caratteristici colori bianco e rosso della squadra di casa. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Cuadrado, un calciatore che gioca a una velocità pazzesca, non ha paura di nulla e punta sempre l'uomo. Embolo! Un'altra conclusione! Intervento a liberare. Cuadrado, arriva il cross di Cuadrado. Si libera della palla ed evita complicazioni. Passaggio profondo per Embolo. Alex Sanchez! Conclusione sul fondo. Quando riesci a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Gabriel Jesus allarga il gioco sulle fasce. Toni Kroos, c'è la palla lunga in avanti, ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a metterci il piede. Toni Kroos fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occasione, cross verso il centro dell'area, allontana la minaccia. Calcio di punizione per l'Ajax. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare... Ecco il tiro! Ottimo intervento di Mignolet! E l'estremo difensore si supera! La allontana con forza. L'Ajax ha messo subito il piede sull'acceleratore. Non ci hanno messo molto a trovare il giusto ritmo. Hanno preso subito in mano le redini della gara e cercheranno di costruire da lì. Palla in mezzo. Smanaccia, via, via il pallone. E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Alexis Sanchez. Calcio di punizione per l'Ajax. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Kroos. Traversa! Spazza via prontamente. Nello spazio cerca l'idea. E passa. Grande intervento. Vale come un gol. Darmian riesce a rubargli il pallone. Mette in mezzo il traversone. Ecco la respinta del portiere. Cuadrado, ancora in mezzo, tenta di allontanare il pallone. Ottimo intervento di Mignolet. Spazza il più lontano, cerca il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Sapeva esattamente cosa fare ancora prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso.
Palla in Bolu. Sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Scodella in avanti. Toni Kroos. Darmian. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Cerca l'uomo là davanti. Palla intercettata. Milner. Allarga il gioco a destra. Prova con la palla lunga. Gioca una palla lunga. Lungo passaggio in avanti. Milner non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. C'è la palla filtrante. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Witzel. La gioca in profondità. Vardy. Cerca lo spunto, cerca il tiro. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la spedisce su. Witzel. Sergi Roberto. Sulla fascia, è libero. Traversone verso il centro. Prova. Pallone sulla traversa. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone lungo in verticale. Punteggio di 0-0, ma partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Bombolo! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Ha dimostrato grande reattività, non si è lasciato sorprendere.
Prova a lanciare il compagno. Riesce ad intercettare. Cuadrado. Ultimi 5. Che botta! Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Milner. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Pardi decide di sfruttare la fascia. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Kroos. Passaggio profondo per Embolo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pessella, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Cross di Dalmian. E riesce a spazzarla via. Arriva il cross di Cuadrado. Para con grande sicurezza. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Scodella in avanti. Kolarov cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Aranguiz fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Milner, Pardi arriva sulla palla e interrompe l'azione. Lungo passaggio in avanti. Alexis Sanchez. Darmian prova a tagliare sul secondo palo. È attento e allontana senza problemi. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Cuadrado! Tiro davvero molto angolato. È interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Prolunga in fascia con una palla giocata alta. C'è la palla lunga in avanti. Gabriel Jesus. Cuadrado. La mette in mezzo. C'è il colpo di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Milner. Cerca la profondità.
scatta verso il pallone. Scatta verso il pallone. Vediamo se può capitalizzare. Ed evita il gol. Può andare al tiro. Sceglie il lancio lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'estremo difensore la calcia lunga. Milner. Toni Kroos. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Cerca spazio. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Tocca con la testa, gol, non sbaglia. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Spezza l'equilibrio dell'incontro. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Darmian. L'Ajax ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Ecco Salvio. Gabriel Jesus. Milner. Prova a velocizzare il gioco con la verticalità. Può provare. Ha segnato. L'Ajax è riuscito a segnare proprio il pari. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Ha avuto subito un grande impatto sul gol. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si riparte, di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Kolarov. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Scodella in avanti. Può calciare la rete. Cross di volo d'angelo. Ottimo colpo di testa fuori davvero di niente. Si è gettato sulla palla con convinzione. È mancata solo un po' di precisione. Thank you.
Ibrahimovic. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. La mette in avanti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Prova a giocarla in profondità. Ecco Salvio. Prova la giocata di fino. Quadrado. Salvio. Passaggio. Ecco il tiro. E c'è gol dell'Ajax. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati e passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Pallone lungo in verticale. João Pedro. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Alexis Sanchez. Ha mancato il bersaglio. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Gabriel Jesus. Pericolo. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. Conclusione. E c'è il gol. Sono di nuovo in parità. Hanno ritrovato la parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis.
la possibilità. Chauvet, bella parata! Pallone in mezzo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Fonte. Witzel. Milner. Bell'intervento difensivo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Salvio. Baldio. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Ibrahimovic! E hanno sfiorato il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cercano un'azione veloce. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Il direttore di gara stenta il cartellino giallo. Darmian. Deve fare in fretta. Non manca molto. João Pedro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla. In altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto.